L'unità operativa di rianimazione e terapia intensiva dell'ospedale di Pescara cresce nell'ambito dei finanziamenti che la regione stanzia per le strutture che si distinguono nel campo dei trapianti di organi, si arricchisce di una nuova sala multimediale dotata di attrezzature d'avanguardia che servirà anche per preparare al meglio il personale con un adeguato aggiornamento professionale. La sala multimediale disporrà di 60 posti a sedere, proiettore di ultima generazione, schermo motorizzato e impianto audio. Il direttore dell'unità operativa, Tullio Spina. L'importanza di questa sala è notevole perché noi già adesso la adoperiamo per i nostri aggiornamenti settimanali, ma siccome è diciamo connessa con internet è possibile seguire relazioni di congressi tutti insieme, per cui l'aggiornamento è garantito, l'aggiornamento del personale medico e infermieristico. In più c'è da dire che questa aula viene oggi inaugurata con un incontro sui trapianti d'organo, proprio perché i finanziamenti sono arrivati da quel progetto e Pescara si è sempre distinta in ambito regionale e anche extraregionale per la donazione di organi, quindi per essere un centro in cui il numero di organi che viene donato è estremamente elevato. Il reparto, ha detto il manager della ASL, Claudio Damario, lavora sempre a pieno regime perché di fatto la rianimazione di Pescara catalizza tutta la casistica più pesante d'Abruzzo. Sappiamo benissimo che questa rianimazione svolge una funzione fondamentale non solo nell'ambito provinciale ma nell'ambito regionale, perché appunto riceve ad esempio il 75% delle emergenze regionali e il 100% delle emergenze pediatriche. In effetti qui abbiamo una unità dedicata completamente sia all'anestesiologia che alla rianimazione pediatrica, quindi, e in più abbiamo anche la possibilità di gestire in situazioni di grande criticità anche pazienti che hanno problemi, quindi di infettivi e quindi di grande trasmissibilità, e quindi hanno la possibilità di stare in isolamento nell'ambito di un'unità di terapia intensiva.